nulla è peggio di questo. Niente è peggio di vivere nell'incertezza. Gli ultimi 2 anni li ho passati così. Mi sveglio e non so dove sono. Non so se ho una macchina, se ho dei conoscenti. E adesso non so nemmeno se ho ucciso questa donna. Non so neanche come si chiama questa donna. La verità vera. E a che serve? In un modo o nell'altro dimenticherei tutto. La mia vita è una prigione. Le persone normali la mattina leggono il giornale. Io la mattina devo leggere questo, il mio quaderno. Ogni notte dimentico tutto e ogni mattina ricomincio da capo. Gli ultimi 2 anni devo scrivere tutto. Le persone che ho conosciuto, quelle che sono state gentili con me e quelle che hanno cercato di fregarmi. Tutto deve essere annotato, organizzato. Come a casa tua. Sono costretto ad essere ordinato. E quindi, per esempio, se prendi un bicchiere e poi lo lavi, lo rimetti a posto? Sempre. Questa non è vita. E sopravvivenza. Senza memoria non puoi costruire niente. Senza memoria non sei nessuno. Ti sarei a scrivere, anche se la madre si dimenticasse di suo figlio, io non lo dimenticherò. Dio non ti dimentica. Che di certo non lo farò io. Lo sa, sto scrivendo di lei. È una persona gentile. Non voglio dimenticarla. Non succederà.